Allora, siamo Atlos, siamo nati come nell'ambito di Sardegna Ricerca e dopo diversi anni stiamo presentando AICA, che è il nostro assistente digitale. AICA interagisce con linguaggio naturale, fa a domanda, risponde con linguaggio naturale, risponde a domande semplici e domande complesse, può rispondere su database precaricati o, nel momento in cui non conosce la risposta, accede a internet e risponde su prendendo le risposte da internet. La cosa principale non è la sua capacità di soddisfare l'esigenza della domanda barra risposta, ma quella che è la sua capacità di effettuare questa attività attraverso l'analisi logica. Quindi attraverso l'analisi logica utilizza delle chiamate che sono chiamate specifiche, chiamate JSON, e attraverso le chiamate è capace di realizzare un'azione. Quindi non è soltanto, in un caso l'azione è la risposta alla domanda, in altri casi sono vere e proprie azioni. Ecco perché praticamente il campo di applicazione di AICA in realtà è l'Internet of Things, quindi la possibilità di permettere a qualunque soggetto di interagire con qualunque dispositivo, può essere un materasso, può essere un frigorifero o una lavatrice.